Il Veneto si prepara alle Poniadi. Il grande evento dedicato ai giovani cavalieri e amazzoni dai 5 ai 13 anni e ai loro pony si svolgerà nelle strutture dell'Arezzo Equestrian Center dal 31 agosto al 3 settembre. La nostra regione, che tra l'altro ha ottenuto ottimi risultati nelle precedenti edizioni, scenderà in campo nelle diverse discipline con un nutrito gruppo di leoncini. Eh sì, i piccoli atleti veneti sono soprannominati proprio così per il leone alato che identifica le divise del comitato. Per gli ultimi ritocchi tecnici e per consolidare lo spirito di squadra, Pisa Veneto ha organizzato un vero e proprio ritiro per gli atleti, ma anche per istruttori e genitori al centro equestre La Bisa di Trecenta, in provincia di Rovigo. Sono circa 110 bambini che rappresenteranno il Veneto alle Poniadi con i loro rispettivi pony, praticamente quest'anno anche in tutte le discipline, compreso il polo, che è una novità. Fino all'anno scorso, ecco, non avevamo una rappresentativa neanche in questa disciplina. Ne ho potuto osservare come questi ragazzi veramente interagiscono fra loro, anche gli istruttori come interagiscono e collaborano con i tecnici che abbiamo ovviamente invitato per dare una supervisione. Quindi devo dire che siamo molto molto soddisfatti e che replicheremo sicuramente anche per l'anno prossimo questo genere di iniziativa. Si investe tanto, abbiamo una presidente che ci aiuta tantissimo, che appoggia tutti i nostri progetti, che mette una grandissima energia e stiamo dando, credo, tanta qualità a questi ragazzi. Puntare sulla base è fondamentale. Questi ragazzi crescono velocemente, se crescono con i modelli giusti possono diventare veramente dei grandi atleti. Ultimi ritocchi alla preparazione dei giovani allievi dunque, senza tralasciare gli aspetti più emotivi, curati con l'aiuto del mental coach, la dottoressa Olimpia Guazzo. E poi naturalmente la parte tecnica, con i preziosi insegnamenti di Roberto Rotatori, che per il Veneto è riferimento per le discipline olimpiche per il settore giovanile. Un esperto, un uomo di cavalli, uno sportivo, uno che ha vissuto lo sport in prima persona, quindi ha tanto da trasmettere. Allora hanno dei momenti per stare col loro cavallo e formare un po' di binomio, di empatia col proprio cavallo. E poi hanno momenti per stare tra ragazzi dove formano il gruppo, il gruppo poi essendo affiatato diventa il sostegno per ogni atleta. C'è anche il gruppo dei genitori che insomma cercano sempre di tenere su il morale dei ragazzi e insomma è importante cercare di entrare in un clima di cooperazione. Il comitato regionale devo dire che è un gran bel comitato, è sempre attivo, è sempre pieno di iniziative, veramente molto bravi. I ritiri sono importanti per qualsiasi disciplina e per l'endurance, che comunque adesso è una squadra che deve andare a fare una gara, è importante che i ragazzi siano affiatati, che sappiano comunicare fra di loro, che si sappiano aiutare durante un percorso. Giornate di lavoro per un appuntamento importante come le Poniadi, ma anche di svago in cui accrescere le amicizie e rafforzare il team in un'ampia e favolosa cornice che ha permesso anche relax e divertimento in piscina per le famiglie. Il posto è veramente adatto e si presta a grandi numeri e ad ospitare tutte e tre le discipline, compreso anche il club. Abbiamo la possibilità di lavorare su due grandissimi campi in sabbia, qua non manca niente, sia dalla parte ludica per i genitori che dalla parte sportiva per quanto riguarda l'equitazione. È una location meravigliosa. E un tecnico eccezionale, abbiamo avuto la possibilità di riunire qui tutti i ragazzi quasi tutte le specialità delle Poniadi, abbiamo fatto in modo che potessero socializzare tra di loro e fare quello che è lo sport e nello stesso tempo condividere pensieri, quella che è la passione. E così, con un po' di iniziativa e immaginazione, si può anche simulare una gabbia da saltare e poi tuffarsi. Lavorare con i ragazzi, anche in una situazione esterna a quello che è l'equitazione, dà degli input anche per gli istruttori per capire i ragazzi, le loro perplessità, le loro insicurezze e in questo modo dare, diciamo, una strada per risolvere dei problemi che a volte trattengono e non riescono a
a superare. I giovani leoncini dovranno innanzitutto divertirsi e trarre delle esperienze positive da questa loro importante esperienza. Arriveranno primi, arriveranno ultimi, non importa, l'importante è che tornino felici e con un bagaglio di esperienza personale. Momenti fondamentali per questi giovani atleti che si affacciano all'equitazione e anche la consegna di divise e sottosella, insomma tutto ciò che serve per la gara, fa sentire più che mai parte di un grande team e sprona a fare sempre meglio. E sarà questo lo spirito dei leoncini alle Poniadi.